Ciao a tutti, io sono Massimiliano. Io sono Alessandro. E bentornati sul canale del Cavaliere Nerd. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Dopo due settimane riusciamo a pubblicare questo video. È passato di tutto sotto i ponti. Ho avuto la febbre per tre giorni a 40. Ho rischiato veramente di fare una brutta fine. Cioè, deliravo la notte. È stata un'esperienza che non consiglio a nessuno. Però noi siamo persone di parola e vogliamo onorare i nostri impegni. Avevamo detto che vi avremmo portato un robot speciale, particolare, il più bello che abbiamo mai visto. Ecco, è arrivato quel giorno. Parliamo di una ditta che stavolta non è la solita Bandai, non viene dal Giappone, ma viene dalla Cina. Parliamo di un produttore che si chiama Moshou Toys, che sta diventando famoso proprio perché produce dei mega stupendi con una qualità incredibile. E questo modello, ragazzi, è secondo noi il più bello che loro costruiscono. Sancho, come si chiama? Date Masamune, ragazzi, segnatevelo, perché è un robot pazzesco. Tra l'altro viene da una storia molto affascinante, che è quella di un antico samurai giapponese che portava una benda, quindi è chiamato il drago da un occhio solo. Già parte bene, ma poi il prodotto lo vedrete, incredibile. E allora, Sancho, facci vedere questo bello scatolone. Eccolo qua. Eccolo qua. Pensate, quando è arrivato il pacco abbiamo letto che pesava 4 kg, ci ha preso abbastanza un colpo. Ma adesso non perdiamo altro tempo, perché già sono passate due settimane e noi fremiamo dalla voglia di farvelo vedere. Apriamo sta scatola? Vai! Allora, Sancho, iniziamo ad aprire questa bella scatolona. Pronti, eh? Dai, vediamo che cosa c'è di bello. Noi in realtà l'avevamo già aperta perché abbiamo messo delle pile che vanno poi nel modellino, ma per adesso non vi diciamo nulla. Ragazzi, la scatola è gigante. È gigante e pesante, ragazzi. Il pacco era da 4 kg, quindi insomma, capite bene che non stiamo parlando di un action figure di gomma. Ecco. Allora, Sancho, intanto girala verso di te. Allora, guardate, ragazzi. Ok, sarà difficile vederla dal blister perché tra riflessi e cose varie, però come potete vedere è strapieno letteralmente di cose. Allora, prima cosa, Alessandro, separa il primo blister dal secondo. Ok, porta tutto un po' più a destra, grazie. Prego. Adesso attenzione, che nell'altra camera naturalmente vedrete metà e metà di tutto. Adesso sì, cerco di favorire sì, un po' di più che altro allontana un pochino la basetta di destra, cioè il blister. Bravo. No, li devi allontanare fra di loro. Ok, grazie. Ok, grazie. Vai. Allora, cominciamo da io direi dalla basetta. Basetta, così ragazzi, li facciamo impazzire un pochino. Basetta, ragazzi, incredibile. Cioè, io adesso faccio un attimo. Bravo, adesso questa la puoi per adesso spostare, bravissimo. Non c'è certo che già poi tra l'altro ci dà questa che cosa c'è? Rivelazione. Vediamo che cosa c'è. Allora, qui c'è un foglietto della garanzia con una parte gratta e vinci, come dico io. Sì, sì, dovrebbe essere, se interpreto bene, SN Serial Number, dovrebbe essere il numero di serie del prodotto, che non so perché è coperto. È coperto perché penso che quando gli youtuber vengono contattati dal brand ricevono dei prodotti normali come tutti gli altri, e quindi dovendoli inquadrare non possono mettere il numero seriale a vista, perché se no sarebbe un bel problema. Ho imparato una cosa. Ho appena imparato una cosa. Dall'altra parte le informazioni sulla garanzia, che naturalmente sono in doppia lingua, perché sopra in cinese e sotto cinese o giapponese? Cinese questo? Sì, cinese. E sotto in inglese. Ok, poi poi c'è vai. Un'altra cosa molto interessante. Sì, decisamente interessante, che è questa busta da tipo lettera nera lucida con questo bel logo. Sì, e andiamo a vedere che c'è dentro. Che cosa c'è? C'è posta per noi. Dopo sta Tu vuoi la guerra, Alessandro? Sta cavolata micidiale. Tu vuoi la guerra? Guarda là, tiè. Ah, vedete? C'è subito una roba, l'altro roba lato? Molto figa. Ok, tutta una serie di caratteri a noi sconosciuti. Con qualche accenno d'inglese. Dei QR code che probabilmente portano ai siti del produttore. Ok. Ok? Ok. Quindi togliamo il manuale, mettilo da parte per adesso. Ok, e parliamo e andiamo ad aprire la nostra bellissima
basetta, più degli effect part, anzi effect parts. Allora, facciamo vedere subito una caratteristica di questa basetta. Non stiamo parlando di una basetta in plastica. Allora, raga, su questo modello niente è normale, è tutto figo. Sì. Cioè, su questo qui abbiamo davanti un prodotto che non ha nulla di standard, nel senso, in realtà a mio parere dovrebbe essere questo lo standard, ma questa è una mia opinione, prendetela come tale. Però io vi faccio subito vedere questa cosa. Sono emozionato, mi credi? Vai. Adesso se io la alzo, voi non sentite niente, ma potrete vedere, non so se si riesce a vedere questa cosa, certo, che sotto ci sono dei magneti. E infatti se io la avvicino e la lascio piano piano, sentirete un suono meraviglioso, che è questo. Mamma mia. Cioè, la basetta è magnetica. Il Gaudio è magnetica, ragazzi. E scopriremo che non solo la basetta è magnetica. Quindi intanto solleviamo la basetta dal blister e vediamo cosa altro c'è. Insomma, santa pazienza. Eh sì, anche perché dovete sapere che Sancho ha delle dita che sono grosse come un gumpla. E qui cominciamo subito a vedere delle cose molto interessanti. Allora, cominciamo, qui c'è il simbolo del clan Datema Samune. Qui c'è una mystery box. Dopodiché abbiamo due splendide katane, una lunga e una corta, degli effects part. E qui all'interno ci sono tutta una serie di adattatori che ci permetteranno di attaccare le varie cose sul nostro robottone. Molto bene, cominciamo a tirare fuori queste cose una per una. Allora, partiamo dal simbolone, okay, che è molto molto interessante, molto bello, che sì, tra l'altro fa anche da supporto alle armi, molto... Anche, c'è anche, cioè, è un supporto per le armi, oltre ad essere il simbolo, non è soltanto, come dire... Poggialo sulla basetta, facciamo sentire. Ecco, anche questo è magnetico. Non è soltanto decorativo, ha una funzione. E già cominciamo con 1-0 per, sì, per Mosho Toys. Sì, sì. Ovviamente sapete a chi ci riferiamo quando diciamo 0, perché... 1-0, palla al centro, e adesso vediamo come continuare, perché... Mi sa che sta partita finisce male male per l'oppositore, eh? Eh sì. Allora, Alessandro, tira intanto su la short blade. La short blade, che è questa. Ok, me la puoi avvicinare un pochino in alto? Bravissimo. Short blade, intanto, vabbè, verniciata. No, ma e rifinita a perfezione. Incredibile. La vogliamo sguainare? Ragazzi, poi tra l'altro vi dico che è dura da morire, eh? Quindi, infatti forse avete sentito il click. Mamma mia. Ma guardate che bella. Che pur essendo in plastica, ragazzi, c'ha una verniciatura meravigliosa. Ah sì. Assolutamente bella. Vai. Fodero, che l'abbiamo visto prima. Sentite lo scatto. Senti, eh? Vabbè. Ah, che goduria. A Roma si dice, ma di che stiamo a parlare? Che goduria, che goduria. No, te lascia tutto fuori, Alessandro. Eseguo. Naturalmente, vale lo stesso per la sua compagna più grande. Più dotata. Più dotata. Ok, quindi anche qui. Verniciatura pazzesca, uh-huh, ambo i lati. Va bene, dai, andiamo, okay, avanti. Se togliamo le effect parts. No, tira tutto fuori. Sì, ragazzi, scusate, sono emozionato. C'ho tutte. Allora, abbiamo detto, vabbè, qui gli adatta so fan casino. Sì, gli c'è il disturbo dell'attenzione. Tipo... Quindi abbiamo detto gli adattatori. Poi ci sono queste effect parts, che dovrebbero simulare un'esplosione? Sì, okay. Poi facciamo vedere, perché queste due in particolare si uniscono. Se non ricordo male, così. Esatto. Ok, creando questo effetto. Sì, leva i pollicioni, Sancho. Te pare facile a te. Va bene, ok. L'alberello di Natale di sì, fuoco. Esatto. Ok, poggialo alla tua destra. Ok, e andiamo, okay, avanti. Togliamo anche quelle più piccole. Quelle più piccoline, che sono fatte in questo modo, sempre a forma di esplosione, ma preassemblate. Preassemblate, queste non hanno bisogno di. Ok.
Ok. E poi? E poi c'è questa. San, la spada grande la devi togliere da lì. La tolgo, la tolgo. La tolgo. E adesso è arrivato il momento della mystery box, quindi togliamo il blister e lasciamo solamente la mystery box. Okay. Appoggialo tranquillamente per terra, okay. Tanto. Ok. Ok. Vi assicuro, ragazzi, che noi abbiamo un tavolo abbastanza grande, ma è talmente grande questo modello che ogni cosa che è contenuta al suo interno è decisamente fuori misura. Ragazzi, io ho le mani grandi, eh? Sì. Cioè, io sono 1,90 m di uomo. Di omone. Di omone, peso non ve lo dico, adesso non è il caso, comunque è tanto. Sì. Ma al di là di questo, io ho delle mani giganti, ragazzi, è tutto fuori misura rispetto, sì, rispetto alle nostre abitudini, qui stiamo... Sì. Su misure importanti. Allora dai, spacchettiamo. Spacchettiamo sto coso? Dai. Allora. Vediamo di fare una cosa. Ok. Una cosa carina. Ta-da-da-da-ta-da. E così si presenta la nostra mystery box. Allora un attimo, tagliamo un secondo e ritorniamo subito così vediamo bene nel dettaglio cosa c'è qui dentro. Allora, dicevamo, la mystery box. Alessandro, allora, a te l'onore. Mamma mia, ragazzi. No, non vi aspettate grandi cose, però vedrete. Sono vedrete, cose carine, io adesso vorrei evitare di distruggerla con le mie mani da orco. Sì. Ok? Però noi sappiamo che ci sono delle cose carine. Innanzitutto, questo... Ah. Qui sarà dura perché è piena di riflessi. E niente, lo devo inquadrare da così. Ok, sì. Ok. Quindi queste sono delle card. Delle card da gioco, credo. Un po' come fosse Magic, un gioco di sì, carte. Sì, carte da collezione, da gioco. Sì. Ok. Poi certo, ci è difficile decifrare data la lingua. Poi abbiamo questa bustina e questi due paletti di... Ok, quei due paletti sono uno l'alberello che va sulla basetta per tenere il robot e l'altro è una prolunga del blaster che poi vedremo. Ragazzi. Eh sì. Metallo. 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 Senti, cosa c'è in quella bustina? Questa mia nuova. Dovrebbe esserci un... Allora, facciamo... Vogliamo tastare? Che cosa... Potrebbe essere. Allora, innanzitutto è la prima cosa piccola che mi capita fra le mani dopo, dal momento in cui ho aperto la scatola. Ah, tenete presente che ogni modello all'interno di questa bustina ha qualcosa di diverso. Sì. È un regalino che fanno quelli di Mosho Toys, molto molto gentili. Vogliamo vedere cosa c'è? Ma io direi proprio di sì. È una benda per l'occhio di un altro colore, perché dovete sapere che questo modello si rifà a una leggenda giapponese di samurai e il samurai di riferimento aveva un occhio bendato e qui ce n'è una versione bianca, poi vedremo che nella scatola ce n'è una del colore del robot. Quindi stacchiamo un attimo e passiamo al blisterone, quello più serio, va bene? Allora, ci siamo cambiati di posto, adesso sono io a fare l'unbox del robottone e direi cominciamo con togliere il tappo del blister che è bello a pressione, tutt'altra storia rispetto ai tradizionali modelli di casa Bandai. Dico male Alessandro? No, dici bene. Dico bene? Dici bene, c'è una solidità anche nelle plastiche dei blister che io sinceramente la sento la differenza, poi... Sì, ma ragazzi, vogliamo dire qualcosa in merito al fatto che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mani, vuol dire 7 paia di mani diverse. E la cosa bella, ragazzi, è che queste mani sono dettagliatissime e hanno delle decals stupende, minuscole ma perfettamente leggibili se ingrandite. Vabbè, poi le vediamo bene nel dettaglio.
iniziamo dal robottone, Alessandro, o dagli accessori? Dimmi tu. Prima abbiamo iniziato dagli accessori. Io il robottone lo lascerei all'ultimo, perché sono un po'... Sei un rimanda piacere. Sono un rimanda, esatto, sono un rimanda piacere. Citando il mitico Vanilla Sky. Filmone. Filmone, uno dei miei film preferiti. Allora, vabbè, dicevamo, 7 paia di mani. Poi qui abbiamo questo. Questo qui è un gonnellino che si mette nella parte posteriore, o meglio, si attacca al gonnellino nella parte posteriore e serve poi per poter attaccare le nostre pistole con le loro fondine. E vedremo anche, ci sono altre possibilità grazie a quegli adattatori che avevamo fatto vedere prima, che erano nella bustina della Mystery Box. Quindi, questo, poi lo vediamo dove va. Poi qui abbiamo... Ops! Ecco, queste sono opere d'arte. Queste sono le pistole. Già guardate la fondina che bella, con questo grigio canna di fucile metallizzato in due tonalità diverse. E poi, ragazzi, cioè, io non so se riuscite a rendervi conto di che cosa stiamo parlando. Cioè, qui siamo proprio a livelli altissimi. È stupenda. Rimettiamo la nostra pistola nella fondina. È così, giusto? Sembra di sì. Mi sembra di sì. Sì. Ok, la rimettiamo a posto. Poi c'è il pezzo forte, secondo me. Questa è una delle cose più belle che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Guardate che magnificenza. Quanta magnificenza e quanta perfezione nella realizzazione. Io mi permetto di andare un po' sul tecnico. La verniciatura è impeccabile sotto tutti i punti di vista, e anche la diversificazione delle varie tonalità, perché potete vedere che questo azzurro qui è diverso da questo, diciamo, blu. Poi abbiamo questo colore qui molto particolare. I grigi sono sempre in due tonalità. Abbiamo dei dettagli in oro o dettagli metallizzati bellissimi, bellissimi. E poi, ragazzi, non finisce qui. Ci sono delle gimmick. Se noi andiamo ad aprire questa e a tirare, guardate qua sopra, io non posso dire che non ho parole, non ce ne sono. Quindi questa è una delle armi più belle che io abbia mai visto sul robottone a oggi. Pazzesco. Poi, ragazzi, di che stiamo parlando? Questo è il caricatore. E la cosa bella è che i proiettili sono in metallo. È incredibile. Sono stupendi, ragazzi. Non ho mai visto niente del genere su nessun modello, eh. Ce ne sono 4. Qui c'è una parte che io adesso non ho le unghie, però serve per aiutare a tirare fuori i proiettili dal caricatore. Questo caricatore, ovviamente, si riferisce proprio all'arma di cui parlavamo prima. Quindi può essere inserito. Ops, oddio, l'ho messo bene? Credo di sì. 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 Oddio, forse no. Ok. Che vogliamo di più dalla vita, ragazzi? Poi vi faremo anche vedere altri dettagli, perché in realtà questa porzione qui, anteriore, si può staccare e... Anzi, no. A questo perno qui si può attaccare una di quelle due asticelle che avevamo visto prima, contenute nel blister della basetta, per allungare la canna, quindi per aumentare la gettata dell'arma. Se no, possiamo staccare questa parte qui e attaccare solamente la punta dell'estremità, anzi solo l'estremità di quella canna, di quella prolunga, per creare, diciamo, la versione breve, la versione corta di quest'arma. Quindi, adesso noi gli accessori li abbiamo visti tutti. Direi che è arrivato il momento, perché secondo me non riesco a metterlo, perché sono incapace, sì, sono incapace. Passiamo al pezzo forte, ragazzi. Come dicevo, noi l'abbiamo già aperto per poter installare le batterie che vengono chieste
Le batterie sono esattamente una coppia di AG1 per gli occhi e una coppia di AG13 per il petto. Voi direte il petto. Intanto, vabbè, andiamo ad aprire quest'opera d'arte. Un secondo, mi aiuto con il tavolo. Allora. Cominciamo col dire una cosa. Guardate com'è stato protetto con questo foam ogni singolo pezzo che rischiava di essere graffiato nel trasporto. Addirittura c'è del foam anche nel collo. Adesso vi faccio già vedere una cosa. La testa si può allungare il collo. Andiamo a togliere. Per me già siamo 2-0. Sì, anche 3. Cominciamo col togliere il foam. Allora, Alessandro, adesso io ho bisogno di tutta la tua bravura nel cercare di inquadrare almeno il volto. Ne vogliamo parlare? Dimmi quello che pensi, Alessandro. Ma che penso, ragazzi? Ma io non ho parole veramente per descrivervi la sensazione che dà tenere in mano questo modello. È di una solidità, di una bellezza, di una stabilità, perché parliamo, poi ne parleremo meglio tra poco. Sì. Ma la sensazione è pazzesca. Io poi dovete sapere una cosa, io non uso tutto ciò che è nuovo. Massi lo sa, e sì, ci ridiamo spesso su questa cosa. Io annuso le cose nuove e c'ha pure il profumo che è buono questo, quindi è tutto bello. Giusto per informazione, cioè qui parliamo esattamente quello di cioè, sapete quanto è pesante questo nostro amico? Pesa più di 800 grammi, quindi come potete immaginare non c'è confronto con i Metal Build di Bandai. Seconda cosa importantissima, questo è alto 28 centimetri, ragazzi. Cioè, è, non lo so, è una creatura. Quindi continuiamo la nostra rimozione del foam. Eccola lì. No, io non ho parole. Senti che suono, Io non ho parole. Costa meno. È fatto troppo meglio. Costa meno di certi Soul of Chogokin, costa meno di un Metal Build che è molto più piccolo. Poi se vorrete faremo un confronto fra Metal Build e Mosho Toys, anche se penso che una cosa del genere sarebbe giocare sporco, nel senso è palese il fatto che stiamo parlando di un prodotto notevolmente migliore. Da questo punto di vista la Cina è riuscita a fare dei passi da gigante per quanto riguarda il controllo della qualità e la precisione numerica delle macchine che realizzano queste cose qui. Ci sono dei dettagli che sarà difficile farvi capire. Qui sotto, io non so se ci riesci, questa è una parte che nessuno guarderà mai, eppure guardate quante differenze di tonalità ci sono sotto questa gonnellina. Io cerco di avvicinarmi. Abbiamo dell'oro. A morire proprio. Abbiamo dell'oro. Abbiamo del grigio metallizzato chiaro e del grigio canna di fucile scuro. Poi c'è il nostro blu e il nostro arancione. Tutto perfettamente verniciato. E la gonnellina è attaccata su un braccio con doppio snodo. Quindi la possiamo posare come vogliamo. E sentite quanto sono resistenti. Poi togliamo il foam anche da... No, vabbè. Cioè, sono belli pure i piedi. Cioè, io non ho parole. Alessandro, tu che dici? No, io nemmeno. Da quando abbiamo iniziato la nostra avventura con questa meraviglia, io la cosa che ripeto più spesso, mi perdonerete se la dico un pochino nel mio dialetto, sto modello è una follia. È una follia al prezzo che ha, la qualità costruttiva, anche la bellezza, poi tra l'altro del mega design, perché parliamo anche di quello. Sì. È una follia tutto. No, ma poi ragazzi, le giunture sono durissime. Adesso magari cercheremo di allentarle un pochino durante la recensione, però questo è il modello per come esce di serie dalla scatola.
poi adesso andremo mano a mano nei dettagli e guarderemo tutti i dettagli extra di parti mobili e ve lo spiegheremo bene. E quindi niente. Ah, io sono sconvolto. Sono sconvolto. Cioè, come si fa a fare una cosa del genere a questo prezzo? Pensate che quando ci fu il pre-order, questi potevi tranquillamente prenderli a meno di 170 euro. Ma guardate i dettagli, guardate la verniciatura, lo schema dei colori, le decals, come sono applicate e quanto sono perfette e leggibili. Non c'è waterslide decals che io abbia mai visto in vita mia con questa precisione. Quindi la domanda è, se fosse di Bandai, quanto costerebbe? Un metal build simile, secondo me, non meno di 600 euro. Rendiamoci conto. Quindi andiamo al triplo circa del prezzo attuale di mercato. Esatto. Altra cosa, guardate la qualità delle panel lines. Io sono sconvolto. Sono sconvolto. Guardate tutti i dettagli, ogni singola parte che andava accentata è stata accentata. Accentuata. Quella è un'abitudine che viene dalla musica. Sì, bravissimo. Quindi, io direi che prima di far vedere tutte le gimmick, comincerei con il pezzo forte. Dai. Li facciamo impazzire subito. Dai. Vi ricordate quando avevamo detto che il Chogokin dell'Aerial aveva gli occhi che non si vedevano e che un'illuminazione del LED sarebbe stata ridicola? Adesso vi faremo vedere come si fanno le illuminazioni LED per gli occhi. Io direi che è doveroso un attimo di silenzio. Questi sono gli occhi che abbiamo pubblicato nel nostro... Avete presente quel post che avevamo fatto su YouTube dicendo che avremmo fatto una puntata su un robot speciale? Ecco, questi sono gli occhi che avete visto su fondo nero. Ma adesso arriviamo al pezzo forte. Il petto di questo modello ha una triplice modalità di funzionamento. Premendo sopra il petto, tra l'altro con un rumore bellissimo, con un click stupendo, premendolo una volta accade questo. E tra l'altro è un disegno bellissimo perché possiamo vedere che c'è... Avvicinalo un po'. C'è il logo del clan Date Masamune. Ne perdonerete ragazzi, c'è un po' di riflesso delle luci, ma si vede, Sì, diciamo che lo posso intanto far vedere anche nell'altra camera, se mi date un secondo. Ci proviamo? No, non ci riesci. Vabbè. Diciamo che erano tre le modalità. Passiamo alla seconda. E il LED cambia da verde a color ambra. E ovviamente sta benissimo in tonalità con i dettagli arancioni che possiamo vedere nel modello. La terza modalità fa un ciclo tra il verde e l'ambra. Bandai, che famo? Come la mettiamo? Per quale motivo io dovrei spendere 400 euro per un metal build, 150, 160 euro, 200 euro per un Chogokin, quando posso avere una cosa del genere? Soprattutto, per quale motivo, cara Bandai, non prendi come riferimento anche l'ingegnerizzazione del modello? Perché qui non è solamente questione di gimmick e di LED. È questione che tutto il modello umilia letteralmente la produzione intera di Bandai. Sì. Io il massimo che ho visto di simile a livello di qualità sono i Metal Structure, ma sappiamo che sono modelli da 2500 euro. Non ha senso questa cosa. Ragazzi, io sono un collezionista robotico, di modellini ne ho tanti, sono un super appassionato di Gundam, quindi li compro perché mi piacciono, è il mio hobby costruire Gunpla. Perché Bandai non fai una cosa del genere? Io sarei disposto a pagare una cosa del genere 300 euro, 400 euro se fosse un Gundam di quelli che adoro.
Non capisco per quale motivo non si riesce ad avere questa qualità su un modello di Bandai, o meglio lo so, perché sono fatti in Giappone, mentre questi sono fatti in Cina e c'è un costo della manodopera diversa. Però ragazzi, non si può competere con questo. Io in tutta la mia vita non ho mai visto niente di simile. Alessandro, tu... Io sono sconvolto dal primo minuto. Vero? Dal primo minuto, da quando abbiamo cominciato a parlarne, già prima dell'acquisto, da quando abbiamo cominciato ad informarci. Quando l'ho visto ho detto, wow, bello questo Mega Design. E poi abbiamo fatto tutte queste scoperte, più tutti i ragionamenti che ne seguono, che vi stiamo srotolando adesso parlandone insieme con voi dietro alle telecamere. Non c'è battaglia secondo me qui. Se fosse una partita di tennis, Mosho versus Bandai, 6-0 6-0, non c'è partita proprio. Quando andiamo sui modelli di Bandai, appunto, come i Metal Build eccetera, sono poche un po' le decal, i LED sono un po' così, l'avete visto nei nostri video precedenti, cioè, ci perdiamo sempre qualcosa a dei prezzi che sono importanti, e questa è una cosa che ti lascia l'amaro in bocca, come abbiamo già detto. Questa è la prima volta in cui apri un modello pagato giusto, bello da vedere, cioè è pieno di dettagli fino alla nausea. Sì. Le gimmick sono fantastiche. Adesso le vediamo. Le unità LED funzionano bene, è solido, è stabile. La basetta magnetica. Ci arriviamo. Infatti io direi che adesso possiamo staccare e cominciare a vedere nel dettaglio tutte le gimmick di movimento, tutte le giunture, tutte le parti mobili nel dettaglio. Quindi stacchiamo un attimo e torniamo subito. Allora, cominciamo a entrare nel vivo. Io andrei a partire dall'alto. Allora, la testa, come dicevamo, ha la possibilità di alzare e abbassare il collo ed è su un ball joint che ne permette l'inclinazione in tutti i modi. Possiamo guardare in basso, e per guardare in alto scopriremo che c'è questa parte dietro che è mobile, se riesco a muoverla ovviamente, perché se non riesco è tutto inutile. Meglio, avevo visto che si muoveva, vediamo se ci riusciamo. È tutto un po' rigido perché è nuovo. Ah, questo è dove è contenuta l'unità LED. Questo è il punto dove va inserita la nostra unità LED all'interno della testa. Questo si stacca un po' spesso, però da un certo punto di vista è anche comodo. No, penso che l'ho messa al punto sbagliato. Sì, l'ho messa al punto sbagliato il LED. Va al contrario. Eccoci qua. Andiamo a rimettere il nostro capo. Non riesco a muovere questi che dovrebbero muoversi. Eccoli qua. Sono semplicemente nuovi e vanno... Questo qui permette, piegandolo, di sollevare la testa verso l'alto. Sì, sto modello è bellissimo. Fa impressione. Cioè, non... È veramente stupendo. Quindi abbiamo detto, la testa estrema mobilità. Poi possiamo dire che, per quanto riguarda le braccia, cominciamo dalle spalline. Allora... Queste sono veramente incredibili, perché non solo le puoi tirare su e giù, ma hanno anche un pivot avanti e indietro che gli permette di fare avanti e indietro. Solamente la spallina, questo è escluso il braccio. Altra cosa, queste sono divise in due parti, quindi si muove anche la parte... non ce la farò mai con le... Eccolo qua. Si apre pure questo. Pure questa. È la cura verso questi dettagli che a me sconvolge. Altra cosa. Guardate che roba. Non solo, non è finita, perché qui ci sono dei pazzi. C'è anche la possibilità di far uscire il braccio in avanti, ma non basta qui.
Guardate la scapola. Se io arrivo oltre il punto massimo, posso allargare e staccare la scapola da questa parte che tra l'altro è super dettagliata. Io sono sconvolto. Immaginate quante pose si possono fare con un modello del genere. Noi non siamo i più bravi posatori di action figure della Terra, anche perché ci piace tenerli in una posizione piuttosto imponente e meno dinamica, ma quella è una questione di gusto personale, ognuno poi lo posa come preferisce. Ma stiamo parlando di un modello allucinante, allucinante. Le giunture di questo robot non si romperanno facilmente, sarà veramente difficile. Tra l'altro si muovono anche questi, sia davanti che dietro. Guardate i dettagli qui. Poi non è finita, perché siamo arrivati alla spalla e abbiamo visto tutta la giuntura della spalla e della spallina. Vogliamo passare all'articolazione del gomito? Allora, mi metto comodo e a favore di camera. Guardate intanto i dettagli davanti. Qui c'è una parte con un meccanismo a molla che permette di spostarsi, di slittare letteralmente, quando noi pieghiamo questo primo snodo. Questo è solamente il primo dei due snodi. Allora, il primo abbiamo detto ha questo meccanismo a slitta, il secondo, guardate dietro qui, il pistone. Quindi pistone, ops, scusa Alessandro, pistone che rientra, questo che slitta. Hai la possibilità veramente di fare quello che vuoi con questo modellino. Non c'è la rotazione? Non mi sembra che ci sia una rotazione. Ovviamente, guardate, non c'è un ball joint qui. Qui c'è il classico perno doppio che permette un'articolazione veramente estrema. Poi cambieremo delle mani e vedremo qualche cosa in più. Mi sembra strano che non ci sia la rotazione orizzontale. Sì che c'è, è solo dura come i men. Aia, mi ha scorchiato pure il braccio. Qua ragazzi viene una tendinite. Però sicuramente una cosa del genere garantisce durabilità al prodotto. 5-0, 6-0, 7-0. Poi andiamo a tirare avanti. Ah, altra cosa, qui c'è un altro meccanismo a molla. Voi direte che cavolo serve una cosa del genere. Adesso c'è una delle cose che mi ingrifa di più. Allora, guardate qui davanti. Sempre per il discorso del crunch degli addominali. Se ci riesco... Ecco. Questo rientra. Io sono senza parole. Ma la cosa bella non è tanto questa, quanto il retro. Siete pronti? Date un'occhiata qui, eh. Capito di cosa parliamo? Duro come il marmo. E la cosa bella è, ma il crunch orizzontale. Crunch orizzontale? Magari lo vuoi. Eccolo qua. E qui si spiega a cosa servono questi meccanismi a molla sotto. Permettono di aumentarne il raggio di movimento. Quindi qua non siamo nemmeno più sul 2-0, 3-0, qui è proprio la distruzione di Bandai a mani basse. Una formica contro un carro armato. Sì, poi dicevamo, vabbè, le gonnelline le abbiamo viste prima, ci sono anche le gonnelline laterali, molto belle, molto ben rifinite. Le gonnelline posteriori, oltre ad avere questo joint qui, questa parte che si apre poi per attaccare delle cose, poi lo vediamo. Abbiamo anche la gimmick della gonnellina che si apre in due parti. E queste sono cose che non hanno prezzo per un maniaco come posso essere io, ma penso chiunque appassionato di robottoni quando vede queste cose diventa pazzo. Ovviamente questi si possono staccare perché sono poggiati su dei meccanismi a incastro. Però ragazzi, qua siamo a livelli alti. Poi cominciamo a fare le cose serie. Guardate intanto la gamba da quante parti è composta e quante cose ci sono qui belle.
Allora, intanto cerchiamo di, se ce la facciamo, di staccare il gonnellino, e qui possiamo vedere bene i dettagli che vi dicevo sul colore. Andiamo di metterlo a fuoco, sì. Subito. Se hai bisogno di qualcosa, Alessandro, se hai bisogno che io lo sposti per farti vai, vedere. Vai, ci siamo, ci siamo. Ci siamo? Ok. Adesso cominciamo a parlare delle gambe. Secondo me c'è una delle cose più fighe della terra. Guardate qua che bella questa differenziazione dei colori. Cominciamo. Guardate le parti. Vieni un po' più verso di me col modello, un po' più alla tua sinistra. Alla mia sinistra. Yes, grazie. Ok. Però sto fuori inquadratura con l'altra. E allora vai qui. Guardate qui che bella. Come slitta ogni minima parte, rivelando la porzione arancione all'interno, e tutta questa parte viene giù. Cominciamo. Primo snodo. Ah, qua dura. Un attimo, scusate. Mi si è staccato. Lo devo riattaccare. Vabbè, lo posso fare dopo. Per il momento questo... Ne hai facoltà. Guardate, una volta che abbiamo allentato un pochino le giunture, guardate i dettagli ovunque, ovunque. Poi, non è che è finita qui, perché giustamente qua i cinesi sono forti. Guardate qua il tendine d'Achille. Guardate. Non c'è una parte che non abbia qualcosa di incredibile di cui parlare. E veramente siamo a livelli inumani di posabilità. Cioè, Yuri Keiki è questo. Alessandro, dai. E io? Dimmi qualcosa. Ma che io... sono sconvolto. Le cose che diciamo più spesso, sì, sul Mosho Masamune, sono sconvolto, sono senza parole, è, sì, incredibile, è bestiale, è fantastico. Sì. È tutta una lode a perdita d'occhio. Perché è così? Sì, no, ma più che altro è palese e evidente. È quello il discorso. E non c'è modo di contraddire questa cosa qui. Chiunque conosca questo modello la pensa come noi. Vi assicuro, in Italia non siamo in tantissimi ad averlo, perché non è un modello conosciuto, essendo apocrifo. Però qua, ragazzi, stiamo parlando di un modellino che spacca. Non c'è niente da dire, non c'è nulla da aggiungere, perché... io non voglio rompervi le scatole, no? Perché non ve le voglio rompere. Però di che cosa parliamo? Di che stiamo parlando? Poi guardate anche questi qui, i piedi con tre snodi diversi. Si può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. E insisto, le giunture, ragazzi, sono la cosa più dura che io abbia mai sentito in vita mia dopo la roccia. Quindi, secondo me, non ce n'è veramente per nessuno, non solo per Bandai, perché comunque ci sono tantissimi brand che fanno modelli di lusso, ma che non raggiungono neanche minimamente il livello qualitativo di questi, o perlomeno se lo raggiungono a 1000 euro. E qua, ragazzi, noi 1000 euro non ce l'abbiamo per comprare i modellini, perché con 1000 euro ci campa una famiglia. E lo so che può sembrare un discorso politicamente schierato, però, ragazzi, queste cose sono importanti, perché fondamentalmente chi apprezza questo genere di prodotti non può essere un giovanissimo. Perché, insisto, spendere 1000 euro per un action figure quando hai 18 anni è un po' complicato, a meno che tu non faccia, non lo so, una vita da nababbo. O da nababbo o da delinquente, quindi non è che ci sono tante altre opzioni. È bello, è verniciato bene, pesa, sì, da morire, sì, è dinamico. Rimettiamo questo. Okay. È solido. Ragazzi, è un bel modello. Non mi sarei mai permesso di fare un post clickbait dicendo che questo è il robot più bello che abbia mai visto, se poi non lo fosse stato realmente. Quindi abbiamo deciso poi, tra l'altro, di fare questo video in maniera molto più naturale, molto meno organizzata rispetto al solito, proprio perché un modello del genere ha bisogno di vivere l'esperienza dell'unboxing, l'esperienza delle prime pose,
E qui siamo veramente su un altro pianeta, non ce n'è per nessuno, per nessuno, per nessuno. Mi permetto di venire anche incontro all'altra camera. Una cosa del genere non si era mai vista a questo prezzo. Io tra l'altro sono stato completamente un folle a non prenderlo nel momento in cui c'erano i pre-order, perché l'avrei pagato molto di meno. Io ho fatto la stupidaggine di comprarlo qualche giorno fa e ovviamente i prezzi sono già schizzati alle stelle, perché non essendoci un distributore, ovviamente ogni negoziante fa il suo prezzo in base a quella che è la media più o meno che c'è in giro, e una volta che il prodotto non c'è più, il prezzo lo decide chi ce l'ha ancora in negozio. Quindi sono arrivato a pagarlo più di 200 euro, esattamente 220 euro, che comunque è meno di un Metal Build. È leggermente più di un Chogokin e non c'è confronto alcuno. Non c'è confronto alcuno. Credo che ne prenderò sicuramente altri e vi invito anche a voi, prendetene uno, sono sicuro che non ve ne pentirete. Non può esserci delusione. No. Ragazzi, è garantito, ma veramente non è che ve lo dice. Allora, non facciamo finta che noi siamo due pazzi e che stiamo dicendo una marea di panzani. Andate a verificare che cos'è questo robot con le vostre mani, fatene un'esperienza, vedrete che avrete le stesse nostre sensazioni. Se c'è qualcuno di voi o di chi segue il canale che possiede questo modello, vi chiedo per favore di commentare per dare conferma o no di quello che dico. Dite tranquillamente in giro se sto dicendo cavolate. Esatto. Guardate, se levi la mascherina addirittura la luce diventa più forte. Personalmente lo preferisco con la mascherina, personalmente, ma è una questione estetica. Un attimo, perché qui... Ah, altra cosa, le pile del petto si inseriscono qua sotto. Qui sotto c'è, sotto al tasto c'è uno sportellino con l'unità a LED che va estratta, vanno messe le due batterie, stessa cosa qui sopra. Ma poi è fatto tutto bene, ragazzi, sono fatti bene pure i tasti delle luci. È tutto giusto. Tutto giusto. Io lo lascio acceso perché voglio consumare corrente. Ormai l'ho comprato e ste pile, cavolo, fatemelo usare. Anche perché dopo l'esperienza trascorsa, insomma... Mamma mia, mamma mia. Lasciamo perdere. Spendere soldi di batteria a tampone per poi ritrovarsi a non avere la luce fa incazzare da morire. Questo è stupendo. Questo è stupendo sotto tutti i punti di vista. Cioè, guardate pure qui, sulla punta di queste spalline c'è una decal arancione, minuscola. Non ce n'era bisogno. Ce l'hanno messa. Ma poi guardate quanto sono belle queste decals. Qui c'è scritto Dadle Masamune. Masamune, scusa, Mione. Qui c'è il nome del modello, che è MCT-J03. Non ce n'è per nessuno. Pazzesco. Guardate qui. Che bello. E quindi, altra cosa, questi che sono? Questi sono magneti. E quindi capite la posabilità poi sulla basetta magnetica, che cosa puoi andare a fare, no? Di posabilità con un modello del genere. Sì, non solo, ma potete mettere il modello sulla basetta senza usare il classico alberello e comunque sarà piuttosto stabile. Occhio, perché questi magneti, comunque questi in particolare, non sono così forti da poter permettere di muovere la basetta col modello sopra come se niente fosse. Abbiamo conosciuto persone che hanno fatto la cavolata di provare se reggeva. Ovviamente se lo muovi male cade, ma permette di mettere il modello in determinati modi senza rischiare che magari mentre lo posi su una girella si muova o cada. Quindi già questo è un punto di forza. Poi, ragazzi, il modello è stabile pure in piedi, insomma. Qua ovviamente le giunture sono ancora dure, quindi dovrò un attimo ammorbidirle. Però no, è una bestia questo. Questo non è un
un robot normale. Lo so che tanti ignorano questi modelli apocrifi perché fondamentalmente capisco che il collezionista è appassionato dei classici, no? Perché hanno anche una storia, perché c'è tutta una retrospettiva. Però il modello in sé, e comunque parliamo di un mega design a gusto mio favoloso. Lo è. Quindi anche chi ama il classico, secondo me, non se lo può far sfuggire. No, fa una cavolata. Come ho fatto la cavolata io ad aspettare e poi pagarlo di più? Perché un modello del genere si poteva tranquillamente comprare con più facilità all'inizio. Il brutto è che non lo conoscono in tanti. Quello è un grande peccato. Grandissimo peccato, perché fondamentalmente poi si basa tutto su quello. No, io ho un po' di difficoltà perché è nuovo, non l'ho mai posato, l'ho solamente aperto per mettere i LED. Ah, altra cosa, qui sulle gambe abbiamo anche la possibilità di del movimento orizzontale, ma guardate quanto! Cioè, questo può giocare a pallone. È incredibile. È incredibile, io non ho parole. Poi dico sempre la stessa cosa, non ho parole, però c'è un motivo, eh. Perdonate, se siamo un po' ripetitivi, ma... ho capito. Sinceramente, dopo anni di Bandai e di cose che ti fanno girare le palle, uno dice... Finalmente. Una cosa bella. Una cosa bella che funziona bene, piena di dettagli, piena di dinamicità. No, vabbè. Nemmeno io riesco a muovermi così, capito? Vabbè, qui adesso mi devo sistemare un attimo per bene. Ok, adesso stecchiamo un'altra volta e passiamo al discorso basetta in relazione al nostro amico robottone. Va bene? Vai. Ed eccolo qui in tutta la sua bellezza, posato sulla sua basetta con l'espositore delle spade. Dobbiamo dire che è stupendo, nonostante io sia una pippa totale nel posare action figure, non è mai stata la mia specialità, ma sappiamo bene che io sono un tradizionalista, quindi mi immagino il robottone in posizione piuttosto statica e da torsolo, come si dice qui da noi. Però ecco, personalmente sono contentissimo di tutto quello che puoi fare con questa action figure. Abbiamo messo anche le fondine con le pistole sulle connelle laterali, e forse ho un piccolo appunto da fare, forse l'unica nota leggermente stonata rispetto alla perfezione totale di questo modello, l'unica nota stonata è proprio l'alberello che tiene l'action figure collegata alla sua basetta, che come potete vedere è un semplice bastoncino senza nessun tipo di snodo, e questo ovviamente non permette l'inclinazione in avanti o indietro del modello, e per simulare questa posa aerea relativamente dinamica, ovviamente per sporgerlo leggermente in avanti sono stato costretto a utilizzare gli addominali, quindi piegare letteralmente la pancia all'indentro e spostare le gambe un pochino all'indietro dopo averle piegate all'altezza delle ginocchia. Però ecco, a parte questo, che direi che è una cosa piuttosto sorvolabile. Assolutamente, il modello è super dinamico, permette delle pose tra il fatto che le giunture siano così solide, tra il fatto che c'è la basetta che è magnetica, quindi anche senza il palo comunque riusciamo ad ottenere tantissima posabilità. È sorvolabile, sì, secondo me sì. Su una scala da 1 a 10, per me 10. Anche per me. Non posso dire altro. Anche per me, forse 10, semplicemente perché 10 meno non avrebbe senso. Non avrebbe senso, e se poi vogliamo trovare i peli, ecco, nell'uovo, come il mancato snodo sul palo per la posabilità, ricordiamoci sempre, ragazzi, del prezzo. Cioè, il rapporto qualità-prezzo è uno dei punti, è uno dei tantissimi punti di forza di questo Masamune. Quindi se poi trovi il pelino, diciamo che è giustificabilissimo.
Sì, sono totalmente d'accordo. Forse se proprio vogliamo fare veramente i cagacazzo di quelli totali, possiamo dire che la benda che si mette sull'occhio, che in realtà non è altro che un visore e fino adesso non l'abbiamo mai messo perché di base copre l'illuminazione LED, poteva essere realizzata un pochino meglio creando qualcosa di trasparente che permettesse alla luce dietro la benda di filtrare attraverso la stessa, creando un qualcosa di più particolare. Oltretutto, gli occhi di questo Mecha, proprio per concezione, sono piuttosto affilati e sottili, e quindi andare a inserire un elemento come la benda senza trovare un modo di valorizzare l'illuminazione a LED che c'è sotto è un po' un peccato, perché sì, quasi tutti quelli che lo possiedono tendono a metterlo in esposizione proprio senza questa benda, che è la caratteristica del samurai a cui si riferisce tutta questa serie. Quindi da questo punto di vista si poteva fare un pochino meglio, però ragazzi, io insisto, se tu mangi qualcosa di squisito e facciamo un esempio, mangi un bel piatto di spaghetti e un solo spaghetto è leggermente più sciapo degli altri, tu direi che quel piatto di pasta è ottimo, perché un singolo spaghetto sciapo all'interno di 1000 spaghetti buoni non lo percepisci nemmeno come tale, volendo fare una metafora stupidissima. Piuttosto che ora è che... No, non è ora di cena. Non è ora di cena. Bene, va bene, non è ora di parliamo cena. Del robot. Stasera a letto senza cena, Sancio. Beh, mi porto un masamune. Poi parliamo del robot, ecco, il fatto che non esista ancora un anime di riferimento non gioca a vantaggio a favore della Mosho Toys. Da quello che ho capito esiste un manga, noi abbiamo fatto delle ricerche per cercare di capire da dove venisse tutta questa serie, però nella realtà Progenitor Effect dovrebbe essere un anime. Non sappiamo se è ancora in fase di realizzazione, non sappiamo se è già stato mandato in onda in Cina e per problemi legati ai blocchi che ci sono tra la Cina e il resto del mondo, magari qui da noi non sono mai arrivati. Però una cosa è chiara, che sia un cartone animato bello o che sia un cartone animato brutto, noi siamo amanti dei mecha, dei robottoni. E personalmente avrei comprato questo robot anche se non ne avessi saputo nulla. Mi sarebbe bastato guardarlo, vederne le caratteristiche solo per comprarlo. E così è stato poi alla fine. Perché? Perché ho scoperto questo robot guardando un video di un altro youtuber americano che si chiama Mecha Gaikotsu, che tratta prevalentemente Gunpla. E quando ha pubblicato il video su questo Mecha ha scritto la cosa più bella che mi sia capitata fra le mani. Mi sono incuriosito, ho visto il video, sono rimasto come un cretino e ho detto lo compro. Poi però col tempo sai che c'è, trovi il Gundam che ti piace, il Gunpla che ti piace e volano centinaia di euro per comprare le cose che ami per vera passione, quindi i vari Perfect Grade. Nel frattempo stai guardando Witch from Mercury, ti innamori di Witch from Mercury, i modelli, le cose. Sono successe tante cose da quando abbiamo visto questo Mecha, questo modello dalla prima volta, e sono mesi ragazzi che ne parliamo veramente, però poi alla fine cedi perché è troppo bello, è proprio questo il fulcro di questa comunicazione che vogliamo darvi. Al di là di ciò che ci sia dietro, un manga, un anime, rimaniamo nel modello e nel robot, nel mecha design, nel gimmick, nelle features, nella dotazione, nella qualità costruttiva. È fantastico, non c'è marchio che tenga, non c'è modello che tenga. Quindi sì, è vero, abbiamo fatto passare un po' di tempo, però poi lo riguardi e più lo riguardi e più ti rendi conto di quanto sia una spanna al di sopra degli altri. Io questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo. Sì, sono decisamente d'accordo con Alessandro e dico un'altra cosa. Se potete, evitate di dare priorità ad altri modelli più scadenti sia a livello di materiali che di costruzione e più costosi. Se vi piace questo modello, non aspettate altro tempo e prendetelo. Tra l'altro, questo è un modello che non si trova facilmente, nel senso, a differenza del solito, dove i modelli ci vengono forniti da
da Alex e Roberta di Tanuki Nerd, in questo caso il modello non sembra avere un distributore italiano e quindi l'abbiamo dovuto ordinare, insomma è stata una cosa un pochino diversa dal solito. Però devo dire una cosa, ci è capitato tempo fa di fare una chiacchierata anche col giornalista del canale I Robot del giornalista, ed è stata una chiacchierata molto interessante perché si è parlato dell'aspetto umano della comunicazione proprio quando si fanno video su argomenti del genere. Ovviamente non tutti sono dei collezionisti seriali che comprano tutto al di là del gusto personale, quasi sempre superata una certa età, quando ci si avvicina alla vecchiaia nel nostro caso, si cominciano ovviamente ad avere particolari emozioni quando abbiamo davanti il robot che da bambini ci faceva sognare. Quindi è ovvio che se tu mi chiedi: Massimiliano, preferisci il Date Masamune o preferisci Goldrake o Mazinga Z? O a me se chiedi preferisci Date Masamune o Jig? Io ce l'ho un po' di tentennamento. Certo, è un cocomero. È cocomero, a me piace mangiare, è vero. Ma al di là di questo, quali modelli di Jig devo andare a prendere per avere una qualità come dico io? E quanto costano quei modelli come dico io? C'è da fare questo discorso qui, questo lo prendi, è perfetto. Quindi ragioniamo. E poi ecco, ragioniamo. Un'altra cosa, attenzione, perché i robot che ci hanno fatto impazzire quando eravamo bambini erano molto poco dettagliati, quindi avere un modello costruito come questo Date Masamune ma basato su un Goldrake o su un Mazinga Z sarebbe un'inutilità. Ce ne sono già di modelli bellissimi in metallo, sia di Goldrake che del grande Mazinga, di Mazinga Z, di Jig, di tutti i robot importanti, però purtroppo nella realtà, finché si parla di super robot, Non c'è tutta questa necessità delle decals, delle panel lines o dei colori diversi dal solito. Avevano già uno schema colori tradizionale, nagaiano, e bello, tranne Jig che vabbè. Sono punti di vista. Lo so Sancho, a me dispiace però... No, ma io capisco che Jig non possa non piacere come a me non piacciono altri. Cioè, il paradosso è che mi piacciono le trasformazioni intermedie di Roshi e non mi piace Jig. Lo so. Cioè, è questo il colmo. Se avessero fatto Jig come la seconda trasformazione di Roshi, mi sarebbe piaciuto Jig. A me piace tutto Jig. Poi, vabbè, l'abbiamo visto, abbiamo anche parlato poi quando abbiamo sfogliato il libro sui Chogokin. Non mi piacciono le rivisitazioni, però so Jig. Poi, vabbè, ognuno poi rimane... Quindi, tornando a noi, siete amanti dei mecha? Vi piacciono i mecha belli senza per forza essere legati a un anime? Questo è l'unico modello al quale il Cavaliere Nerd dà un 10 pieno. Quindi non c'è altro da aggiungere. Se amate altri robot, gli unici robot che competono dal punto di vista del mega design con questo possono essere i Gundam. Però attenzione, è probabilmente il prodotto sotto franchise dal costo più sbilanciato attualmente sul mercato, il Gundam, perché noi ne abbiamo tantissimi e ne abbiamo anche tantissimi che non avete ancora visto, che non vedete e che probabilmente pubblicheremo da dopo l'estate. Però questo ha qualcosa in più, è più dinamico, è più bello, è colorato meglio, è progettato meglio, è strutturato meglio, è più solido, i materiali sono migliori, costa di meno e non ti fa pensare che sia un prodotto che vale di meno, anzi vale effettivamente 10 volte di più. Quindi ricordate, se prendete un modello del genere a 200 euro, sappiate che state pagando la stessa cifra di un Chogokin tipo l'Aerial, quello che abbiamo portato l'altra volta sul video di Witch from Mercury, ma quello dal punto di vista dell'illuminazione, delle decals, della dimensione, perché è 18 cm quello e questo sono 28 cm. Costano la stessa cifra, ragazzi. Se voi trovate una motivazione per la quale io debba accettare una cosa del genere a Bandai, scrivetelo nei commenti. Magari sono io che sono uno psicopatico che guarda solamente all'aspetto economico della cosa, però io odio buttare i soldi, odio spendere troppi soldi per un prodotto che non li vale. Il fatto che io sia amante di Gundam oltre ogni limite è la cosa che mi
mi porta poi ad essere fregato da Bandai. È la tua rovina. Esatto, è la mia rovina. Diciamolo. Sì. E non sono, cioè, ovviamente Alessandro non è l'unico a pensarlo, la mia compagna, ovviamente, quando arriva l'estate e si parla di dove andare in vacanza, lo sa già che io, coi soldi per andare in vacanza, potrei prendere... Un Gundam. Un bel Gundam, esatto, cioè, oppure andiamo in vacanza in Giappone, ecco. Così almeno compriamo i Gundam. Dove vai in vacanza? Sul pianeta Gundam, nel mondo Gundam, ci sarà un posto nel mondo che chiameremo Gundam, andremo in vacanza lì. Sì. Quindi, ovviamente, questa è solamente la nostra prima impressione dopo una giornata passata insieme a questo robot, e ci sono tante cose che non vi abbiamo fatto vedere, perché secondo noi l'esperienza del posarlo con vari tipi di mani è una cosa che dovete fare voi. Noi in questa posa qui abbiamo messo la classica mano con il dito sul grilletto che tiene il blaster e un'altra mano aperta fatta apposta per supportare il blaster. Però ragazzi, le dita di questo modello sono fatte in una plastica particolare, molto resistente ma allo stesso tempo flessibile, quindi impugnano a perfezione qualsiasi accessorio sia contenuto all'interno della confezione. Altra cosa, noi non abbiamo trovato una sbavatura mai. Da nessuna parte. Ed è la prima volta da quando io ho in mano un robot. E parliamo, come potete immaginare, avendo io 46 anni, il primo robot che ho avuto da bambino sarà stato quando avevo 3 anni, 4 anni. Ragazzi, io non ho mai visto una cosa del genere, e vi assicuro che ho avuto dei modelli allucinanti, perché ho avuto dei Valkyrie mostruosi, ma anche di recente ne ho preso qualcuno di mostruoso. Ho dei Gundam, ragazzi, che sinceramente non hanno niente da invidiare ad altri robot. Ho dei Solo Chogokin dei quali sono soddisfatto, anche se personalmente i Solo Chogokin piacciono da morire, ma perché fanno parte dei ricordi. Però è ovvio che li considero troppo piccoli, li considero un po' sempliciotti in generale, e quelli che sono meno sempliciotti costano come a due di questo. Io non capisco che senso ha spendere 600 euro per un Gaiking che è di plastica, tranne il robot, perché il robot è di plastica e non privo di difetti. No, il robot è bello dentro, poi il drago pure è bellissimo, ma 600 euro di plastica, ragazzi, no, una follia. Una follia al negativo, se questa è una follia al positivo, cioè se il Masamune è una follia al positivo, ciò di cui stiamo parlando adesso è una follia al negativo, senza ombra di dubbio. Quindi noi vi invitiamo a scatenare l'inferno nei commenti, sì. Diteci la vostra, perché veramente questo per noi è un aspetto molto importante, perché abbiamo notato che non siete dei grandi appassionati di Gundam. Tutti i video che abbiamo fatto sui Gundam non sono andati come immaginavamo, nonostante sono stati i video dove ci siamo impegnati di più e dove questo sforzo è stato accompagnato da uno sforzo economico non indifferente, perché l'altra volta abbiamo portato 5 prodotti di Witch from Mercury e abbiamo fatto un video che per noi è stato molto complicato da fare. Ecco, non c'è stato il risultato che ci aspettavamo. Quello che noi ci chiediamo è: vorreste vedere altri modelli di questo brand, visto che la serie Progenitor Effect comprende 5 modelli, e noi non sappiamo se portarvi altre cose che riguardano Gundam molto belle, perché vi voglio dare un piccolo spoiler: abbiamo 3 Perfect Grade, uno è l'Unicorn, l'altro è l'RX78 Unleashed, quindi parliamo del top di gamma in assoluto di Bandai, e abbiamo un Perfect Grade Astray Red Frame. Quindi noi vi chiediamo, voi preferireste vedere un video su un Gundam che costa 300 euro di plastica, o preferireste vedere gli altri 4 modelli di questa serie che ne costano circa 200 se non di meno e sono veramente prodotti per bene? Noi ve lo chiediamo perché per noi è importante anche accontentare tutti quelli che ci seguono. È molto importante per noi, quindi scrivetecelo nei commenti. Altra cosa, non abbiamo messo la benda come avevo detto perché non ci andava di rovinare l'illuminazione, ma non abbiamo nemmeno configurato le armi, il blaster e le pistole in altro modo. Ma sappiate che se non volete usare la basetta e volete tenere solamente il robot poggiato sulla basetta, quindi senza il bastone,
potete usare come storage il robot stesso, perché tutti gli accessori che sono contenuti all'interno della scatola permettono di fissare tutte le armi, quindi spada lunga, spada corta, due pistole, un blaster, tutte sul robot. Ragazzi, io non ho mai visto in vita mia una cosa del genere. Quindi, a questo punto, non c'è altro da dire se non passiamo alle considerazioni finali e ai voti su ogni singolo dettaglio. A fra poco. Ed eccoci qui per dare i voti a questo splendido robottone. Saranno due voti diversi fra me e Alessandro, poi vedremo se siamo d'accordo su tutto quanto. Cominciamo dalla prima cosa, la qualità dei materiali. Ragazzi, io non posso non dare 10 perché secondo me è il top. Nel senso, c'è del metallo, ci sono delle leghe particolari, c'è della plastica, perché c'è della plastica, ma è tutto perfettamente rifinito e non c'è una sbafatura neanche a pagarla. Ovviamente anche il materiale fa sì che una verniciatura venga meglio o peggio. Quindi, per quanto mi riguarda, per la qualità dei materiali, do 10. Tu, Alessandro? Io mi accodo, non posso fare altrimenti. Ragazzi, ci troviamo di fronte veramente ad un robot pazzesco, è realizzato ai massimi livelli su tutti i fronti. Quindi non vorrei fare il pappagallo che ripete il voto, però è 10, non c'è storia, 10, andiamo avanti. Ok, quindi per quanto riguarda i materiali, 10 sia me che Alessandro. Poi, qualità del progetto. Ragazzi, il mega design secondo me è bellissimo, ricorda sicuramente qualche Gundam, ma è un modello particolare che ha tantissimi riferimenti. Possiamo notare il corno tipo Zambot 3, e ha queste spalline che sono tipiche di un Gundam in particolare, anche lo sculpt del viso lo può ricordare, ma tutto sommato, ragazzi, ci sono dei miglioramenti veri e propri rispetto a un Gundam tradizionale, e ci sono anche delle scelte molto azzeccate che possono ricordare anche il mondo dei motori, delle due ruote. Secondo me è bellissimo, quindi per quanto riguarda il mega design, anche qui io do 10, perché non ho punti che mi facciano pensare di mettere di meno. Secondo me è perfetto così, non cambierei niente, se no non l'avrei nemmeno comprato, perché ragazzi, vi ricordo che qui prendiamo le cose che ci piacciono. Nel momento in cui qualcuno ci verrà a proporre qualcosa, di fare una recensione, saremo sempre sinceri, perché noi non lo facciamo a scopo di lucro, lo facciamo per dare dei consigli, e non ci riferiamo solamente ai collezionisti che comprano prodotti da migliaia di euro. Siamo rivolti anche ad un pubblico di appassionati di robot, ma che non per forza abbiano stipendi interi da investire su un hobby. E quindi questo qui, secondo noi, è un prodotto che ha un mega design che merita, al di là della fascia di prezzo a cui appartiene. Tu che dici? Io dico che mi viene da ridere, perché di nuovo mi accodo a te per la prima volta. Chi segue il canale lo sa, soprattutto quando abbiamo fatto il libro sui Chogokin, ovviamente io e Massimiliano non abbiamo sempre gli stessi gusti su tutto, sarebbe folle. Invece su questo prodotto qui siamo andati subito d'accordo, quindi mi scuserete se do gli stessi voti che da lui, ma vi assicuro non è una cosa preparata, è veramente spontanea, e ne abbiamo poi parlato anche molto al di fuori del video, tra di noi, mentre realizzavamo il video, ma anche da prima di girarlo, quando l'abbiamo visto la prima volta, abbiamo conosciuto, siamo rimasti scioccati, e quindi anch'io mi accodo a questo voto. 10. Accessori. Ragazzi, io do un altro 10, perché basetta magnetica, espositore magnetico, quintali di adattatori, parti aggiuntive, ragazzi, incredibile. 7 paia di mani? Sì. Ragazzi, veramente non hanno badato a spese. E poi veniamo anche a quello. Alessandro, accessori. 10, scusate, ma mi ripeto, 10, e poi l'avete visto anche durante lo svolgimento del video. Io sono quasi in imbarazzo dalla qualità costruttiva e da tutti i dettagli, gli accessori di questo modello, perché è allucinante, perché è incredibile. Quindi do 10 semplicemente perché è il massimo del voto. Potrei dire 10 più, 10 e mezzo, 11, 12, è uguale. Do il massimo di qualunque scala di valore stiamo prendendo in considerazione. Quindi 10 di nuovo. E adesso, per non farci mancare niente, posabilità, un altro 10, perché ragazzi, lo potete posare come volete, a snodi multipli su ogni arto, le giunture sono perfette, rigide, resistenti, con un pochino di movimento
diventano anche semplici da posare, quindi non è più tanto complicato e scricchiolone. E in più lo potete mettere come volete e per conformazione è molto molto elegante, quindi 10 pure qui. 10, di nuovo 10, assolutamente, con tutto ciò che ne consegue, mi assumo assolutamente tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, mai vista una posabilità del genere. La basetta magnetica è una chicca che proprio la prima volta, poi l'avete visto, torniamo al video, qua la prima volta che senti quel suono lì del tac della basetta, dei piedi che si agganciano magneticamente, ragazzi, è una roba da pazzi, una roba troppo bella per non meritare questo voto, e quindi ancora una volta 10. Altra cosa, le gimmick, io do un altro 10 perché i LED funzionano, stavolta i LED funzionano, quindi se comprate delle batterie, le batterie corrispondono effettivamente a un'illuminazione. Ci sono più versioni, come avete visto, dell'illuminazione del petto, quindi può cambiare colore, ha varie modalità di funzionamento, e quindi se becco un altro 10, perché è stupendo. Vabbè, io me ne non servo più, nel senso che me ne vado, perché i voti li ha dati tutti Massimo, copio e incollo i voti di Massimiliano, ma ragazzi, 10 è troppo bello, le gimmick sono fantastiche, i LED si vedono, andatevi a vedere il video dei LED che non si vedono, quindi abbiamo tutta una serie di pro che sono ineccepibili, cioè non c'è poco altro da dire. Tra l'altro, ragazzi, non ci hanno pagato per fare questo video, non ce l'ha fornito nessuno, l'ho comprato io con i soldini miei di tasca mia, l'ho pure pagato di più perché ho aspettato troppo tempo a comprarlo, come già avevo detto nel video. Quindi, ragazzi, non è una recensione manipolata, è effettivamente quello che pensiamo. Veniamo al fattore principale adesso, al punto fondamentale. Rapporto qualità-prezzo. Come avevo detto, questo qui in pre-order veniva circa 160-170 euro. Io l'ho pagato poco più di 200, 220 per l'esattezza. Questo è un altro 10. Perché ho speso poco di meno per prendere l'Aerial, ho speso di più per prendere il Metal Build Exia e non sono minimamente paragonabili. Come ho già detto prima, questo modello ha umiliato tutti i modelli su questa fascia di prezzo che abbiamo comprato fino adesso. Quindi, altro 10. Alessandro. Altro 10, perché sfido chiunque a trovare un prodotto con questa qualità costruttiva, questa qualità di dettaglio, queste gimmick, queste decorazioni fino alla nausea, come ho già detto nel video, è proprio, non voglio dire che è eccessivo, perché poi se lo guardi bene non sono eccessive, sono perfette, anche la quantità sono tante, ma sono perfette, non sono troppe, non sono mai troppe, quindi 10, ancora 10. Sì. Poi, altra cosa molto importante, come dicevo, noi siamo molto attenti a chi ci segue e non vogliamo fare la parte di quelli che fanno tanto gli snob con la puzza sotto il naso, no, questo modello è apocrifo, allora non mi interessa, né vogliamo parlare solo ed esclusivamente di robot che hanno un posto nel nostro cuore, perché non tutti quanti hanno la nostra età, e ci sono dei ragazzi più giovani che si avvicinano al mondo robotico e non per forza sono legati a Mazinga, Goldrake, non per forza hanno coinvolgimenti emotivi o sentimentali nei confronti di un robot. Quindi, se volete un bel robot, lo volete pagare il giusto e avere il top della qualità, il top della bellezza, degli accessori, tutto, prendete questo. Questo è il mio consiglio. Come dicevo, ce ne sono altri modelli, bellissimo il Lancelot, io lo sto già puntando da un po' di tempo, molto bello, ma sono belli tutti e cinque, tutti i modelli che hanno fatto sono stupendi, quindi prima o poi, se la cosa vi interessa, vedrò di trovare il modo di portarli. Però ragazzi, secondo me questo modello si candida a piene mani come il miglior mecha che noi abbiamo recensito finora da quando abbiamo aperto il canale. Vediamo se durante l'anno usciranno altre cose che ci faranno girare la testa quanto questo. Ma per ora questo è il vincitore assoluto da quando abbiamo aperto il canale ad oggi. Fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con noi, scriveteci tutto ciò che ne pensate, perché per noi è molto importante avere dei feedback da parte vostra.
E cos'altro, Alessandro? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando, e ricordatevi del 10% di sconto utilizzando il Cavaliere Nerd su tanukinerd.it. Non c'è nient'altro da dire, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a fare sto video sotto tachipirina, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi, prossimo appuntamento. È il nuovo episodio del Cavaliere Nerd. Ciao! Erventresca, mandrake, piacere. Belli capelli, coraggio, mandrake. Il ruscio, mandrake, mandrake.